Domande e risposte. Quante volte devo ripetere una tecnica per perfezionarla? Detto, la ripetizione è la madre della perfezione. In inglese suona molto meglio, ma il mio inglese purtroppo non suona granché bene. Il punto qual è? Il punto è che non basta ripetere, ma bisogna ripetere in un determinato modo. Ti faccio un esempio semplicissimo. Uno dei problemi maggiori di quando si insegna a combattere è proprio la posizione delle gambe e la posizione di guardia. Premesso che la posizione di guardia chiaramente è prima di tutto un atteggiamento mentale, ma ad ogni modo, questo perché? Perché la posizione delle gambe tende ad essere normalmente allineata e la persona tende a mettersi defilata, perché istintivamente una persona che non sa combattere protegge la linea centrale. Qual è il problema? Che poi chiaramente questo rende molto difficile imparare a colpire, ma in una chiave conservativa di sopravvivenza ha perfettamente senso. Ora, che cosa fa un buon istruttore? Come prima cosa, progressivamente addestra la persona a mutare questa posizione di guardia e gli fa sperimentare quelli che sono i benefici. A quel punto, ripetere ha senso. Se ripeti senza senso, semplicemente stai ripetendo un errore e sedimentando un errore, quindi di fatto stai perfezionando un errore. Venendo però alla domanda iniziale, quante volte devo ripetere per perfezionare una tecnica? Difficile a dirsi, ma ti posso dare dei numeri. Generalmente 3000 ripetizioni e hai uno schema motorio valido della tecnica, 8000, 10000 è quello schema motorio, non parliamo chiaramente di quelle che possono essere delle varianti o delle variabili, è consolidato.